Buonasera, benvenuti alla Happy Selection Uncut. Io sono Francesca e questa sera vi racconterò una storia pop. L'Happy Selection Uncut è la versione parlante di Lapis Selection. Cos'è l'Happy Selection? È una trasmissione che va in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, e che trasmette dei video di arte applicata e pop dalla galassia di YouTube. Cosa cambia nella versione Uncut? Che semplicemente questi video io ve li introduco con una storia. Per cui alla fine del mio racconto partirà un video legato alla storia che vi avrò raccontato. Questo è il primo dei quattro incontri che faremo e la storia pop di questa sera è la storia del Tetris. Scenario. È il 1984. Siamo ancora in piena guerra fredda e il mondo è diviso in due blocchi. Da una parte il blocco filo-sovietico, e dall'altra il blocco filoamericano. Siamo in Russia, a Mosca. Siamo all'Accademia delle Scienze. L'Accademia delle Scienze è un'istituzione molto importante che negli anni, per esempio, ha lanciato lo Sputnik nello spazio. E tra gli ingegneri dell'Accademia c'è anche Alexei Pajitnov. Alexei non è solo un ingegnere. Lui, di solito, nella vita si occupa di intelligenza artificiale e cose molto sofisticate. Ma soprattutto, lui è un grande appassionato di giochi. Lui gioca tantissimo, da solo, con la famiglia, con gli amici, perché lui ritiene che il gioco non sia semplicemente un mezzo per svagarsi. In realtà il gioco è uno strumento per poter modellizzare i comportamenti umani e a loro modo anche per modificarli, perché in fondo il gioco può modificare le esperienze umane sia a livello cognitivo che a livello emotivo. Questa cosa poi effettivamente in questi anni le neuroscienze l'hanno dimostrata, solo che ai tempi sembrava una bizzarria. Lui comunque è appassionato di giochi e il suo gioco preferito si chiama Pentamino. Pentamino è un gioco che si basa su delle piccole figurine simili a quelle del Tetris che devono essere incastrate all'interno di una scatola di legno. C'è una sola combinazione perfetta perché queste si incastrino e la sfida del gioco è proprio trovare la combinazione giusta. Lui gioca tantissimo a questo gioco Pentamino. Ed essendo un uomo di informatica, a un certo punto comincia a ragionare su come trasformare in digitale questo gioco. Per cui la scatola ribalta in verticale, si immagina che le figure calino dall'alto, sono sospese nello spazio, si muovono come delle palline da tennis, com'è, come non è, alla fine inventa il Tetris. Da dove viene il nome Tetris? Allora, partiamo dal Pentamino. Pentamino lo dice la parola penta, quindi 5, perché ogni figurina era composta da 5 quadrati uguali messi in una certa sequenza. Alexei prende questa pentamini e li trasforma in tetramini, quindi 4 quadratini. Tetra, 4. Siccome queste figurine si muovono nello spazio come il tennis, unisce la parola tetra a tennis e viene fuori Tetris. Che cos'ha di speciale il Tetris rispetto agli altri giochi? I giochi del tempo avevano uno sviluppo abbastanza lineare. C'era una missione, c'erano dei livelli, ogni livello aveva una sfida, alla fine si aveva una ricompensa che si concludeva appunto con la chiusura del gioco. Il Tetris però non si muove in questo modo, perché il Tetris non ha una missione, non ha dei livelli e le ricompense non chiudono il gioco, semplicemente attivano un'altra sfida, che attiva un'altra sfida, che attiva un'altra sfida, in un gioco in loop infinito, che è una delle ragioni per cui le persone vogliono continuare a giocare una partita dopo l'altra. Questo perché? Perché il Tetris attiva una parte del nostro cervello che è quella che vuole mettere ordine al caos. Non a caso il Tetris, infatti, se l'ha inventato un ingegnere. E quindi, mettendo insieme tutto, il Tetris sostanzialmente stimola l'ossessività. È un gioco che porta alla assuefazione. Questo era talmente vero che quando Alexei prese il suo floppy disk con dentro il gioco e lo diede ai colleghi, e i colleghi lo diedero ad altri colleghi di altri uffici, che poi lo diffusero in altri apparati, lo portarono all'Accademia della Psicologia, eccetera, eccetera, si diffuse in tutti gli apparati pubblici. A un certo punto il gioco fu bandito perché le persone non facevano altro che giocare e non lavoravano più. Alexei però capisce che il Tetris ha un potenziale e quindi quell'anno lo invia all'Accademia delle Scienze Ungheresi, dove ogni anno si svolge la fiera dei videogiochi. Vengono presentati dei prototipi e durante quella fiera vengono anche degli investitori, anche stranieri, che decidono di acquistarli. Così lui invia il gioco.
Quel giorno si presenta Robert Stein, che è un imprenditore inglese di videogiochi, si innamora del Tetris e scrive subito ad Alexei per poter avere diritti. Alexei gli risponde, insomma, con tutti i mezzi rudimentali che avevano, gli risponde che va bene, parliamone. Solo che Robert Stein prende questa risposta e della sua testa diventa un ok, è fatta, e quindi prende. La risposta va negli Stati Uniti dalla Mirrorsoft. Mirrorsoft è un'azienda del tempo, leader nei videogiochi, posseduta da un magnate della comunicazione americano. Stein va da loro con questa garanzia, che poi di fatto è farlocca, e gli vende i diritti del Tetris. La Mirrorsoft li acquista a caro prezzo e poi fa partire una grande campagna stampa per dire al mondo che stavano per uscire con un gioco fighissimo. A questo punto, con questa esposizione mediatica, Stein si spaventa e quindi chiama subito la Russia per cercare di formalizzare, perché sennò finisce nei guai. Solo che questa volta non gli risponde Alexei, ma gli risponde la neonata agenzia per il controllo della vendita import-export dei software. Dobbiamo ricordarci che siamo pur sempre in Unione Sovietica e chi produce non è mai proprietario del prodotto, ma la proprietà è sempre di madre Russia. Per cui, siccome al tempo lavoravano e investivano tanto in software, l'Unione Sovietica decide di aprire questa agenzia. A questo punto Stein capisce che il gioco si fa duro e che l'unica possibilità è arruffianarsi il funzionario di questa agenzia. Alla fine ce la fa, con una certa fatica, riesce a ottenere i diritti per il Tetris. Non per tutti i giochi legati al Tetris, solamente quelli per il computer. Tutte le altre varianti, no. Però Stein, tutto sommato, dice, ma sì, questi li ho presi, secondo me, insomma, con un po' di magheggi, prima o poi riesco a ottenere tutto. E quindi torna in America dalla Mirrorsoft, gli comunica, insomma, l'esito dell'operazione e gli rassicura che da lì a poco avrebbe avuto tutto. La Mirrorsoft allora si rasserena e quindi fa questo azzardo e si presenta alla Atari, che è un'altra azienda di videogiochi molto importante, e gli vende tutti i diritti, compresi quelli che non ha. Glieli vende a caro prezzo. L'Atari li paga, cominciano a produrre il gioco del Tetris per le sale giochi, le console, qualunque cosa, e fanno una fraccata di miliardi su un gioco di cui nessuno aveva i diritti. Tutto questo chiaramente completamente all'insaputa della Russia, che un po' il funzionario amico di Stein non aveva voglia di creare dei problemi, e un po' in generale il mondo viveva compartimenti stagni e qui non si sapeva niente. A questo punto arriva il quarto attore di questa grande storia, che è la Nintendo. La Nintendo è un colosso dei giochi, videogiochi giapponesi. La conosciamo tutti per Super Mario, per esempio. E a quell'epoca aveva avuto l'intelligenza di creare un nuovo gioco che avrebbe rivoluzionato il mondo dei giochi. Sto parlando del Game Boy. Perché è rivoluzionario? Perché il Game Boy cambia il modo di giocare. Se prima erano gli uomini, le persone che andavano dal gioco, andavano a casa dal computer, in sala giochi, nel videogioco, adesso è il gioco che va dall'uomo. Quindi gli uomini, le persone se lo portano sempre con sé nel proprio taschino e alla fine finisce che ci giocano in continuazione, un po' come noi con gli smartphone. A questo punto la Nintendo dice, ho un videogioco di questo tipo che è portatile, il Tetris provoca suefazione, se metto insieme le due cose ho vinto tutto. Allora chiama la Mirrorsoft, chiama l'Atari, chiama Stein e cerca di farsi vendere i diritti, però chiaramente ottiene un secco no. Solo che la Nintendo a quel punto capisce due cose importanti. La prima è che nessuno aveva i diritti di niente. E la seconda, che valeva la pena fare un azzardo e scapicollarsi in Russia e cercare di avere tutti i diritti. A questo punto anche Mirrorsoft e Stein capiscono che qua butta male, per cui ottengono per davvero questi diritti oppure va tutto a scatafascio. Allora, in questi giorni tutti prendono l'aereo, Nintendo, Mirrorsoft e Stein, e si scapicollano in Russia, ognuno all'insaputa dell'altro. A questo punto capita che nello stesso giorno i funzionari russi incontrano le tre case, le tre persone. La Nintendo per davvero non aveva un appuntamento con la Russia, con l'agenzia, tanto che quando si sono presentati al palazzo governativo stavano per essere arrestati proprio perché erano abusivi. Alla fine riescono comunque a farsi ricevere
E la Nintendo svela all'agenzia russa che tutto il mondo si sta, insomma, che nel mondo sta giocando a Tetris e si sta facendo un sacco di soldi alla faccia loro. La Russia chiaramente non è contenta, però capisce che c'è l'occasione per farci un sacco di soldi e quindi chiude l'occhio e comincia a contrattare. Alla fine la Nintendo gli propone addirittura di pagargli la parte di quei soldi che avrebbero dovuto ricevere se gli altri gliel'avessero pagati. Contenti, amici, evviva! Avanti un altro, è il momento della Microsoft. La Microsoft si presenta dai funzionari russi e questi, chiaramente, innanzitutto gli fanno sapere che avevano scoperto tutto quanto, brutti farabutti, ma soprattutto che però, insomma, business is business e quindi se mi fate una bella offerta, magari vedi che la spuntiamo e alla fine torniamo amici. Se no, tutto a schifio. La Microsoft si spaventa, torna in patria, il super magnate padrone dell'azienda chiama i suoi contatti, che chiamano i politici, che alla fine chiamano Gorbaciov, perché comunque poi alla fine si conoscevano tutti tra loro, e Gorbaciov dice, ma sì, dai, insomma, in qualche modo la sistemiamo, non c'è problema. Miroslav si tranquillizza. Il povero Stein va anche lui da questa agenzia e in realtà, siccome tra tutti è quello che non aveva una lira, non era nelle mire dei russi, che anzi invece gli fanno tipo tutto un contratto farlocco e poi lo rispediscono a casa praticamente fregandolo. Come finisce la storia? Finisce che in tutto questo la Atari non sapeva più che cosa fare, perché non aveva i diritti, aveva i giochi pronti, vendo, non vendo, faccio, non faccio, e quindi per tutta risposta passa al contrattacco e denuncia la Nintendo. Da lì parte tutta una campagna, tirano fuori di tutto, altri problemi, cose personali, insomma, alla fine fanno a schiaffi per un certo periodo, finché poi un giudice federale non dà ragione alla Nintendo e l'Atari si ritrova con un pugno di mosche. Il povero Stein, pure lui, con il pino nel sacco, non porta a casa niente. E mentre la Nintendo fa uscire la versione Tetris del Game Boy e a quel punto così lo lancia nell'iperspazio, nell'Olimpo dei videogiochi, la Microsoft va in bancarotta e il capo della Microsoft, un giorno di disperazione, prende lo yacht, va al largo e si suicida. In tutto questo, il nostro Alexei è ancora in Russia, è ancora all'agenzia, è ancora un ingegnere e si occupa ancora di intelligenza artificiale. Lui non ha mai ricevuto un euro da tutti questi passaggi, non un euro, un rublo, non ha mai visto un soldo da tutto questo, non se ne dispiace un po' perché essendo sovietico è abituato a non avere diritti e un po' perché tutto sommato insomma era contento così, però alla fine chiede agli amici della Nintendo se lo possono aiutare a trasferirsi negli Stati Uniti e questo lo fanno, quindi finalmente va negli Stati Uniti, diventa americano, va a lavorare alla Microsoft e diventa game designer. Questa è la fine della storia? No, perché quando cade il comunismo, la Russia chiama Alexei e finalmente gli consegna i diritti del Tetris. Alexei finalmente diventa un grande imprenditore, guadagna tutti i soldi che non ha guadagnato fino ad allora e campa felice grazie alla sua creazione. Tetris diventa un grande fenomeno mondiale, tanto che al Museo di Arte Contemporanea di New York permane una mostra che ci vuole passione, tenacia, tempismo e se te ne tieni anche di business, tutto sommato non è male. La nostra storia pop finisce qui, io vi ringrazio per essere stati con me e vi saluto e vi invito la prossima settimana per la prossima storia pop. Buona serata a tutti!